Grazie dottoressa. Allora, constatata la presenza del numero legale, abbiamo il primo punto all'ordine del giorno, che sono la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Poi passeremo a questa prima parte del consiglio. Abbiamo i verbali dal numero 40 al numero 46. Io, come di consueto, do lettura dell'oggetto, poi se ci sono delle osservazioni specifiche su qualcuno ci ritorniamo. Allora, il numero 40 del 31 luglio 2019 è ratifica delibera di giunta comunale numero 86 del 28 giugno 2019, variazione al bilancio di previsione 2019-2021. La 41, sempre del 31 luglio 2019, è il riconoscimento debiti fuori bilancio, sentenza Corte di Appello di Roma, sezione prima, numero 7462 del 23 novembre 2018, approvazione schema accordo transattivo. La numero 42, oggetto vertenza SCAI, atto di indirizzi uffici comunali, sempre del 31 luglio 2019. La numero 43, stessa data, il riconoscimento debiti fuori bilancio, articolo 194,1, lettera E, decreto legislativo 267-2000. La numero 44, variazione di assestamento generale al bilancio di previsione anno 2019-2020-2021. La numero 45, verifica e salvaguardia di equilibri di bilancio 2019-2021, articolo 193 del TUEL. E la numero 46 è l'istituzione delle commissioni consigliari comunali permanenti e speciali. Se non ci sono richieste o osservazioni su queste delibere, pongo a votazione i verbali dal numero 40 al numero 46 della seduta del 31 luglio 2019. Perfetto, ma si astiene anche la consigliera. Allora, i due consiglieri che erano assenti, cioè Fantozzi e Paolini, dichiarano l'astensione a questa votazione. Quindi pongo comunque a votazione questo punto. Chi vota a favore, chi vota contro, chi si astiene, quindi due astenuti, il resto dei presenti approvano. Grazie. Allora, passiamo ora alle comunicazioni del sindaco, a cui cederò subito la parola. No, c'è prima un momento, un attimo di... Dicevo, passiamo alle comunicazioni del sindaco prima di iniziare i lavori veri e propri di questo consiglio, perché questa sera, su iniziativa del sindaco e della conferenza dei capigruppo, quindi di tutto il consiglio comunale, abbiamo deciso di inaugurare, diciamo, una nuova modalità per la città di Poggio Milfetto, cioè quella di riconoscere ufficialmente in questa sede di consiglio, anche se non abbiamo un regolamento per questo, quindi insomma da un punto di vista burocratico amministrativo non ci sarà una delibera di consiglio, ma ci sarà solo questo momento che comunque verbalizzeremo, e perché abbiamo deciso di inaugurare, dicevo, con questo consiglio comunale, ma per questa consigliatura, una serie di momenti ufficiali nei quali la città di Poggio Milfetto, attraverso il consiglio comunale eletto nella persona in primis del sindaco, vuole dare un riconoscimento speciale a persone che in questa città si sono contraddistinte per il lavoro che hanno prestato, sia nell'amministrazione pubblica, nella libera professione, nell'artigianato, nell'impresa. E iniziamo questa sera appunto su questa iniziativa. Io cederei subito la parola al sindaco, poi ci alterneremo. Stasera comunque abbiamo qui, vedo anche parecchi familiari e amici che con l'occasione insomma saluto a nome di tutto il consiglio comunale Poggio Milfetto. Poi dopo l'intervento del sindaco ci sarà un intervento del gruppo consigliare, oltre a quello del sottoscritto. Abbiamo deciso di iniziare questa serata. Io so che parlo troppo veloce, dottor Nicola, spero di non essere troppo veloce, con il dottor Nicola Colasanti e il dottor Ildebrando Cinosi, loro a quale dedicherei subito un applauso.
e do la parola a te. Comunque, insomma, prima, ecco, mentre il sindaco prepara il momento ufficiale, perché noi consegneremo un ricordo, però, ecco, molto brevemente, magari mentre il sindaco si prepara, il dottor Nicola Colasanti è stato un dirigente veterinario, ha iniziato a lavorare proprio nel comune di Poggio Mirteto, e invece il Deberato Cinosi, anche lui ha lavorato nella comunità di Poggio Mirteto, ma diciamo per noi è noto come penna del tempo di Rieti, soprattutto è stato il corrispondente storico della nostra comunità, oltre che maestro il Deberato Cinosi per tutti, però diciamo lo conosciamo di più come corrispondente del quotidiano Il Tempo, che ha sempre seguito la vita e le vicende di questa comunità. Io per il momento mi fermo qui e do la parola al nostro sindaco. Grazie, buonasera a tutti, grazie Giuseppe per questa premessa. È già stato detto, insomma, noi vorremmo caratterizzare questa consigliatura insieme con la conferenza dei capigruppo, insomma, un po' sentendo anche un po' l'umore e avendo un po' anche il settore, la necessità di stare vicino a quello che è il tessuto della comunità locale, produttiva, che ci ha rappresentato in questi anni, lasciare un po' quello che è una traccia di questo nostro trascorso. E abbiamo inteso fare così, in modo informale, in verità, questa sera, dal lato, appunto, come si diceva, procedurale, però lo vorremmo istituzionalizzare nel tempo attraverso anche dei criteri più oggettivi che possono dare, diciamo, la possibilità di accedere a questa, diciamo, questo riconoscimento in forma più compiuta. E abbiamo pensato a queste due figure che ci ha detto e ci ha rappresentato già Giuseppe, veramente con grandissimo senso, così un po' di commozione, perché due figure che hanno rappresentato Poggio Mirteto, il territorio, con tanto senso di abnegazione, di vicinanza, di quel senso di rappresentare il territorio in modo positivo, sempre dando la speranza che qualcosa di meglio si poteva fare, che qualcosa di più strategico per il nostro comprensorio ci possa essere, con due indirizzi: indirizzo quella della comunicazione, appunto, di Deberato Cinosi, quella del dottor Nicola Colasanti, che è stato un decano, parte della professione, insomma, io un po' mi commuovo un po' di più perché, avendo poi seguito le sue orme dal lato professionale, mi ha dato un po', diciamo, un esempio di positività, nel senso che molte cose che erano complicate lui dava sempre quella via, trovava quell'angolo di potenziale realizzazione, cercava sempre di trovarla, la via d'uscita cercava sempre di intravederla. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti storici dell'inizio del Servizio Sanitario Nazionale, il cambiamento da quello che era la condotta erano quei territori assegnati a quell'unica figura professionale che era il veterinario, il medico, l'ostetrico, che hanno fatto la storia veramente del dopoguerra, e abbiamo veramente tante storie da raccontare. E un po' è ritornata questa cosa, diciamo, questa iniziativa un po' scaturita anche da un progetto che recentemente a livello comprensoriale è stato fatto come comune di Poggio Mirteto, come capofila, ma anche con molti altri comuni, è stato presentato 2-3 mesi fa qui in questa sala, è quello dei segni delle attività produttive sul nostro territorio, qui a partire dalla vetreria, a partire dalle miniere del carbone, dalla bachicoltura e dai mattatoi, e dalle attività che venivano fatte nel territorio nel mondo rurale. In più, nel nostro territorio in qualche modo si è anche alimentata questa cultura del raccogliere le testimonianze. Abbiamo avuto degli esempi tangibili, qui anche questa sera ci sono dei rappresentanti, perché anche l'istituzione del Museo Arti e Mestieri, con i benemeriti persone guardati, Lupiani, ma i tanti volontari che hanno partecipato in questi anni alla raccolta delle testimonianze del nostro passato, un po' si legavano a quest'idea di riprendere in mano qualche cosa che ci ha segnato nel nostro passato recente, almeno recente. Detto questo, io sono veramente commosso e gratificato di potervi così riconoscere, niente di importante, chissà che cosa, però il segno, la testimonianza e il pensiero penso ci sia tutto.
Quindi grazie ancora e adesso lasceremo la parola magari agli altre persone che vogliono intervenire e poi ci sarà il momento della consegna di una semplice targa ma che lascia il segno delle vostre testimonianze che noi cercheremo di trasmettere a chi viene dopo di noi e vi rendiamo veramente grazie del vostro operato. Grazie ancora. Grazie Tito, allora io prima di passare la parola a Giulia anche per completezza di informazione, perché probabilmente sia io che il sindaco diamo per scontate molte cose, io faccio una lettura veloce non dico un curriculum perché sarebbe stato troppo copioso, troppo lungo, ma insomma di una breve sintesi delle attività di vita delle persone che questa sera omaggeremo. Allora, il Brando Cinosi nasce a Villa Alfonsina in provincia di Chieti, è residente a Poggio Mirteto, è insegnante negli anni 46, 47, 47, 48 nell'avviamento professionale Don Luigi Orione alla Camilluccia a Roma, poi passa al collegio di Farfa verso il 48, 49 dove fa l'istruttore e l'insegnante nel doposcuola. Va con i padri stimativi nel 49-50 e 50-51 a Rieti e è insegnante anche nei corsi statali di scuola serale a sigillo e apposta sempre nei primi anni 50. Dal 51 al 59 il De Brando fa l'insegnante alle scuole elementari di Accumoli, dove lì, facciamo una piccola parentesi, mi perdonerete il conflitto di interessi, conosce un altro ex cittadino di Poggio Mirteto che faceva il medico condotto lì, cioè mio papà. Ma lì siamo e ovviamente mia mamma che aveva una casa lì ad Accumoli dove andava a passare le vacanze estive perché è originaria di lì. Arriva poi dal 59, arriva a Poggio Mirteto Centro dove insegna fino al 76. Nel 76 vince il concorso provinciale come coordinatore dei patronati scolastici e viene assegnato per un quinquennio per i compiti di istituto presso la direzione scolastica a disposizione delle scuole elementari e medie della circoscrizione allora Rieti 2 e Bassa Sabina con compiti amministrativi. Sono gli anni in cui si istituiscono importanti servizi, il trasporto, il doposcuola, le mense scolastiche, i corsi di lingua, i corsi di pratica sportiva. Partono quei corsi di nuoto e diventano moderno presso il centro di Monte di Preti, a cui tanti ragazzi anche qui di Poggio Mirteto hanno partecipato, penso insomma a quelli che Goffredo Mezzanotte e Roberto Petroni in quegli anni poi fecero parte anche della famosa nazionale di pentathlon moderno che partecipò alle Olimpiadi, Michele Di Berardino oggi, ma insomma molti anni più in là. Nel 76 questa assistenza scolastica passa di competenza delle regioni e quindi il De Brando Cinosi diventa dipendente regionale a disposizione dei comuni della Bassa Sabina, sempre nel settore di assistenza scolastica con la qualifica di funzionario. Nel 78, dietro richiesta della comunità montana Sabina, la Regione Lazio lo assegna alla comunità montana della Sabina, dove svolge compiti amministrativi e anche qui si occupa di far partire con gli allora presidenti, prima Giuliana Mazzoli, che ho visto anche qui in sala prima, salutiamo Giuliana, e poi Ameraldo De Felici, si attivano i primi soggiorni estivi per minori ed anziani al mare. Ha altre esperienze sempre nel settore amministrativo che insomma non rielenco tutte quante. Nel 91 conclude la sua professione con la qualifica di funzionario coordinatore della quinta sezione del Coreco di Roma Regione Lazio, è un giornalista come vi dicevo prima, io ne ho nominata solo una di testata perché ammetto la mia ignoranza, non sapevo che il De Brando Cinosi avesse fatto anche il corrispondente del Messaggero, non solo del Tempo, io ho citato solo il Tempo, quindi per correttezza il De Brando è stato corrispondente del Messaggero dal 63 al 73, poi del Tempo dal 74 al 2013.
Dopodiché abbiamo l'esperienza anche con il centro di formazione professionale Austin Knipa in Poggio Mirteto dal 71 al 76. È cavaliere della Repubblica con decreto del 27-12-1997 e ha ricevuto anche la medaglia d'oro assegnatagli dalla Regione Lazio, assessorato per il personale, in data 23 aprile 1993 per ricordare il servizio reso a questo ente. Ecco, noi con questo excursus abbiamo voluto ricordare la vita di Ildebrando, che insomma a Poggio Mirteto anche lui è persona conosciuta e stimata, e il Consiglio, il Sindaco in prima persona, come dicevamo, insieme alla Conferenza dei Capigruppo, ha voluto dedicare questo momento di riconoscimento ufficiale, proprio un piccolo segno, una piccola cosa, insomma, per fare in modo che non si dimenticano queste belle esperienze del territorio che tanto hanno fatto per la comunità in cui loro vivono le loro famiglie, i loro parenti. Io vedo qui Nico, Lalla, non vedo Sandro, se non mi sono perso, no, vedo pure Sandro che sta però più defilato perché è stato indietro, e quindi ecco, passo adesso invece al dottor Nicola Colasanti, che però, diciamo, siccome se ne è occupato suo figlio Ubaldo di queste belle poche note, dottore, ce le ha fatte un po' troppo sintetiche e un po' meno, diciamo, articolate, però va bene. Il dottor Nicola è originario di Cantalice, nasce a Cantalice, le date non si dicono, nasce a Cantalice, fa le scuole medie, il liceo classico all'Aquila, dai gesuiti, e questo il dottore vuole che si ricordi che ha studiato dai gesuiti, si iscrive a Perugia alla facoltà inizialmente alla facoltà di agraria e poi si trasferisce a quella di veterinaria, consegue la laurea in tempo di guerra nel 1945, anzi la guerra era già finita da un paio di anni, e inizia a esercitare la libera professione nell'immediato dopoguerra a Rieti e in alcuni comuni limitrofi. Viene assegnato nel 1953, quindi c'è anche qui un ricordo bello per questa comunità, perché viene assegnato allora alla condotta di Poggio Mirteto, perché i veterinari in quel periodo erano dipendenti, sì, il consorzio di comuni, perché c'era il comune di Poggiocatino, di Salisano e di Monteo insieme a Poggio Mirteto, però allora voi, come credo i medici in quel periodo, eravate dipendenti del comune di Poggio Mirteto, ovviamente, che era capofila di questo consorzio di comuni. Nel 78, come ricordava già il sindaco, diviene dirigente veterinario della ASL Rieti 2 e questa funzione la svolge dal 78 fino all'epoca del suo pensionamento, che avviene nel febbraio dell'87. La moglie Marcella, che salutiamo, che è qui presente insieme ai figli Anna e Ubaldo, che seppure in ritardo però ci ha raggiunto, e un aspetto originale del dottore, che è anche un famoso cacciatore, quindi poi si narrano pure leggende, qualcuno ci dice, dottore, non so se sono tutti veri questi animali o se erano regali di qualche cliente, scherzo dottore, sto scherzando. E adesso vive nella città natale della signora Marcella, che è Capena, e noi insomma lo ricordiamo per le doti che già prima diceva il sindaco, ma anche per questa sua sottile ironia, questo senso di sdrammatizzare anche lui tutte le cose anche difficili e complesse. Quindi diciamo, questa è un po' la ricostruzione che ho fatto anche con gli atti che ci hanno messo a disposizione le famiglie, che ringrazio per questo momento. Io passo la parola quindi prima a Natascia Paselli, poi a Rachele, se riuscirà a parlare, e poi no, poi facciamo il perfetto. Prego, non lascio. Vi porgo i saluti da parte del gruppo Noi per Poggio Mirteto, e ci fa un immenso piacere dare un riconoscimento a due uomini che si sono distinti per impegno, passione e umanità, sia nel loro lavoro sia all'interno della comunità di Poggio Mirteto. Voi siete per noi memoria storica, voi siete due persone da dover prendere come esempio, in particolare dai tanti giovani che oggi si affacciano al mondo del lavoro. Da parte nostra semplicemente un grande grazie. Alla consigliera Rassi. Sto così, non penso di riuscire a dire molte parole se non unirmi al ringraziamento di tutto il Consiglio Comunale. Io sono stata molto felice di questa proposta da parte della maggioranza di dare
delle targhe di riconoscimento alle persone che hanno fatto la storia di Poggio Milteto. Per me, e penso per tutti i giovani, penso, mi ritengo ancora giovane, della mia età e anche più piccoli, è importantissimo avere persone che hanno fatto la storia di Poggio Milteto, perché purtroppo oggi le persone con i veri valori vengono a mancare, è molto più difficile trovarle. Quindi avere dei punti di riferimento come voi, che sinceramente sapevo che eravate delle persone importanti per Poggio Milteto, ma non così tanto, questi curriculum mi hanno sconvolta positivamente, quindi io vi ringrazio, parlo anche a nome del consigliere Fantozzi e spero sia l'inizio di questa consigliatura. Ringraziare tutte le persone che hanno fatto veramente la storia di Poggio Milteto, come il signor Ildebrando Cinosi e il dottor Colasanti. Grazie ancora. Allora, adesso passiamo al momento solenne, facciamo girare il sindaco di qua. Sì, ci alziamo in piedi magari, che se... allora aiutiamo magari il sindaco. C'è un microfono, c'è un microfono. Se volete dire una parola, a noi ci fa piacere, eh? Prego, dottor Nicola. Scusa, io vengo dalle parte del Terminio, da Cantalice, e sono venuto qui a Poggio Milteto nel 53 dopo la vittoria di concorso. Ne ho fatto un altro di concorso per primario e ho vinto di fronte a tutti a Roma, però ho vinto il titolo del primario. Ma queste sono piccole cose. Quello che più mi interessa è che ho eseguito con calma, con onestà, con precisione e anche con affetto tutti i miei dipendenti, agricoltori, macerai, tutti coloro con i quali ho avuto la vita vicino. Ci ho cercato di fare del mio meglio, credo di averlo fatto. Comunque io ringrazio il signor sindaco, nonché d'amico e affettuoso collega, del quale sono certo ci sarà un avvenire formidabile, perché è veramente preparato. Va bene che il dottor Colasanti è arrivato a questa tenera età, ma guarda, l'avvenire, questo non è l'avvenire. Grazie, io continuando nel conflitto di interessi vi devo confessare pure un'altra cosa. Questa idea pure che ci è venuta, abbiamo condiviso con tutti, perché come avete sentito siamo tutti contenti, nasce anche da una piccola cosa che è sempre un vostro amico, sempre quel dottor Rinaldi che ricordavamo prima. Quando facemmo la prima consigliatura, vedo qualche amico pure in sala, c'era un problema con l'ambulatorio, che papà era andato in pensione, io avevo un assessore al bilancio molto ligio e disse no, guarda, qui questo ambulatorio, papà Pon non è più medico della ASL, quindi questo ambulatorio non solo ci deve pagare l'affitto adesso, ma ci deve dare pure gli arretrati, perché era il medico condotto che... E io andai a chiedere a mio padre, allora credo 5 milioni di lire. Voi vi potete immaginare la contentezza. E quello mi disse, dice, guarda che in un altro paese a me come minimo mi avrebbero fatto una targa. Tu fai il sindaco e mi chiedi 5 milioni di arretrati. Allora io, ecco, per evitare che bisogna fare le targhe alle persone che hanno fatto del bene, anche da questo è venuto lo spunto. Ildebrando, prego. Prima di tutto ringrazio il sindaco, il presidente di questa assemblea e l'assemblea generale che c'è oggi per questo onore che ci date. Non so personalmente se in effetti lo merito o no. Comunque, ecco, l'educazione che ho tramandato attraverso qualche generazione nell'ambito della pubblica istruzione mi ha dato una soddisfazione enorme proprio lunedì scorso. Un aneddoto:
passavo nella passeggiata che faccio abitualmente attorno alle 6, davanti all'edificio c'erano tanti ragazzi, bambini che giocavano e una pallonata mi è venuta addosso. Subito un bambino, attorno ai 10 anni, mi scusi signore toccandomi, ha bisogno di aiuto? Ecco, questo mi ha fatto ricordare che cosa è la scuola nella formazione e nell'educazione. Allora, passiamo alla prima domanda, il sindaco consiglia il dottor Nicola Rosati, per dare del punto. A Nicola Colasanti, la città di Poggio Mirteto riconosce al dottor Nicola Colasanti il merito di aver dedicato la propria professionalità al servizio della zootecnia locale con altissimo senso di vicinanza alla comunità rurale. Con vivo ringraziamento il Consiglio Comunale. Ci ha onorato della propria storia di Poggio Mirteto. La città di Poggio Mirteto riconosce a Debrando Cinosi il merito di aver dedicato la propria professionalità al servizio dell'informazione con altissimo senso di vicinanza alla comunità locale. Con vivo ringraziamento il Consiglio Comunale. Grazie a tutti. Allora, credo che abbiamo inaugurato una bella modalità e continueremo su questo, magari dotandoci anche di un regolamento che purtroppo noi siamo burocrati, quindi che prevede come fare anche, no, a parte scherzi, a parte la burocrazia, anche come diceva il sindaco, per dare anche dei criteri oggettivi, no, legati proprio, in questo caso insomma erano evidenti, però è meglio essere regolamentati. Passiamo, prego, come no, prego. Non so se è una cosa fuori luogo, però io approfitterei di questo momento, vista anche la presenza del signore De Brando Cinosi, per dirvi una cosa. Io nel lontano 2 aprile 2015 avevo fatto una proposta per intitolare a Don Ricci la galleria del Palazzo di Braccia e il signor Cinosi addirittura ha messo la mia interrogazione e lo ringrazio per questo nel suo libro. Quindi io rinnovo l'invito. Però se fosse possibile anche condivisibile con tutti voi, anziché la galleria del Palazzo Braccia, comunque è una galleria privata, se fosse possibile intitolare a Don Ricci, che comunque è stata un'istituzione molto importante per Poggio Mirteto e non solo, la via che porta al Polo Didattico, visto che se non erro non ha nessun nome. Quindi io propongo questa cosa qui. Grazie. Grazie. Allora, quindi queste comunicazioni del sindaco erano messe in questo modo, scritte in questo modo per queste, diciamo, problematiche regolamentari. Allora, credo che ci sia una richiesta di intervento da parte della consigliera Sara Paolini, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti, ringrazio signor Cinosi e il dottor Colasanti per l'emozione che ci hanno regalato questa sera.
E, soltanto per far mettere a verbale la mozione Plastic Free che ho presentato e protocollato regolarmente il 2 luglio, quindi è semplicemente una puntualizzazione, purtroppo non è stata inserita all'ordine del giorno come da regolamento. Il primo consiglio utile per inserire le mozioni era questo, visto che io il 31 luglio non c'ero, non era stata presentata all'ordine del giorno, quindi onde evitare altre dimenticanze ho pensato di presentarla oggi, metterla a verbale per il prossimo ordine del giorno. Non so se i consiglieri di minoranza ne avevano preso visione, quindi insomma mi dispiace che non sia stato messo in atto il regolamento comunale che prevede comunque la presentazione di una mozione al primo consiglio utile. Soltanto la mozione presentata dal Partito Socialista Italiano al Senato il 16 maggio come disegno di legge per l'introduzione del divieto dell'uso di articoli in materiale plastico monouso nella pubblica amministrazione e negli edifici pubblici è una iniziativa presentata dalla Federazione Giovani Socialisti Italiani, quindi la mettiamo a verbale. Grazie. Grazie alla consigliera Paolini, io personalmente mi scuso perché può sembrare diverso, però è proprio saltata comunque a scanso di equivoci, adesso ce l'ha la segretaria, quindi nel consiglio che faremo a breve, perché dobbiamo approvare il bilancio consolidato, quindi tempi tecnici, pareri e quant'altro, ma a breve si farà un altro consiglio per il bilancio consolidato, intorno al 7-8 novembre, insomma adesso stabiliremo la data in conferenza capigruppo, ci sarà pure questa mozione che per colpa mia non è stata inserita a questo punto all'ordine del giorno, ma è stato diciamo un punto all'ordine del giorno un po' tempolato, perché noi, non questo, diciamo l'ordine del giorno in generale, perché la prima conferenza dei capigruppo, se non ricordo male, l'abbiamo fatta il 3 settembre per fare il consiglio, stiamo quasi ai morti il 3 novembre, insomma ne è passato un po' troppo di tempo. Allora, io ho al punto 3, abbiamo raggruppato tutte le interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza che necessitavano per la maggior parte, credo anche di risposte scritte, alcune no. Prego. Microfono. Ah sì, a proposito di comunicazione, prego. Vabbè, nelle comunicazioni, come l'avrei detto, diciamo, nell'illustrazione diciamo, delle interrogazioni, abbiamo avuto notizia oggi diciamo, dell'impegno da parte della provincia di affrontare delle tematiche della viabilità, mi riferivo a questo, giusto? E, per cui insomma, siamo contenti, siamo riconoscenti anche all'azione fatta da tutti quanti, da tutti il consiglio, da parte dell'amministrazione già nell'estate è stato fatto un sollecito con tutte le criticità che abbiamo, ma anche nella conferenza dell'assemblea provinciale di tutti i sindaci fu avanzata questa cosa, poi anche soprattutto dal gruppo consigliare del Poggio Mirteto, ma insomma anche nella conferenza del gruppo, insomma questo argomento delle strade, delle criticità che abbiamo nel nostro territorio sono state avanzate, qui oggi abbiamo avuto comunicazione, insomma ci sarà un impegno concreto, ovviamente dobbiamo mettere in atto anche degli incontri più tecnici. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la provincia per questa sensibilità e tutti coloro che hanno partecipato a sollecitare questa. Io tra l'altro anche la settimana passata l'incontro che abbiamo avuto in provincia, in prefettura, anzi nelle comunicazioni diciamo pure che oggi abbiamo avuto la visita della sua eccellenza, il prefetto Giuseppina Reggiani che appoggia Mirteto in presenza delle autorità militari e anche religiose e ha visitato i nostri uffici, i nostri dipendenti, insomma amministratori che sono potuti intervenire e ovviamente l'impegno soprattutto si è focalizzato e anche la tematica più importante è proprio quella della sicurezza e sulla quello che è l'attenzione al territorio per le fragilità proprio che la provincia di Rieti ha. E nella settimana della prevenzione della protezione civile che si è terminata la settimana passata proprio il prefetto e appunto in presenza anche del presidente della provincia e quasi tutti i sindaci della provincia ha illustrato quelle che sono le tematiche più interessanti e più da tenere presente per mettere in sicurezza le popolazioni e il territorio. Questo è stato ribadito oggi anche nell'incontro del prefetto qui da noi e questa logica diciamo, delle strade va anche in quella direzione. In quell'occasione il presidente della provincia è stato sollecitato e ci ha mandato, come aveva promesso, questa comunicazione. Esatto.
finisco a ringraziare il Presidente Canis e tutta l'amministrazione provinciale per quanto riguarda l'impegno per la 313 per l'SP48. Mi piacerebbe evidenziare questo momento che è dimostrazione che la buona volontà da parte di tutti i gruppi consigliari di Poggio Verdeto può portare risoluzioni di tanti problemi senza nasconderci dietro dei peccatori burocratiche. Grazie ancora. No, questo voglio dire, al di là delle differenze, voglio dire che insomma, rimangono delle posizioni, voglio dire che giustamente ognuno di noi deve rappresentare, perché ovviamente così è la dialettica che deve avvenire, però diciamo, abbiamo avuto modo di constatare questa modalità comunque di andare in modo sinergico verso le istituzioni sovraterritoriali, in modo congiunto, non in modo sparpagliato, per cose che dovrebbe in qualche modo così diciamo rarefatto anche la nostra decisività nell'azione. Questo l'abbiamo fatto anche recentemente nell'altra iniziativa che abbiamo fatto congiuntamente per famigerato e tribolato elevatore allo scalo di Poggio Verdeto, che grazie all'impegno di tutti quanti abbiamo risollecitato l'FS e la Regione Lazio e ci hanno dato, devo dire, aspettiamo una cosa scritta in verità, ma ci hanno dato contezza che a breve verranno fatti i lavori e verrà trasformato anche da semplice elevatore anche ad ascensore. Queste sono le notizie e però ecco, ve le do sempre con un minimo di remora, insomma, perché finché non le vediamo scritte e soprattutto realizzate, insomma, ci siamo imparati a diffidare un po', purtroppo. Detto questo, insomma, è che su questa logica stiamo andando avanti anche su altri argomenti. Io succintamente, non so se perché abbiamo anche altri parecchi punti, volevi dire. A proposito del sovrappassaggio della stazione FS, propongo al Consiglio Comunale tutto, se non abbiamo notizie scritte da qui a 30 giorni, organizzare una manifestazione in cui il capogruppo, i consiglieri e il sindaco si incateneranno al passaggio. Grazie soprattutto perché non ho mai citato e quindi io non mi incateno, ma sono solidale con voi che vi incatenerete. Scherzi a parte, allora il sindaco adesso, per quanto riguarda le interrogazioni che lui ha ricevuto, gli passo la parola perché c'è questa proposta, gli do la parola perché io insomma innanzitutto le elenco, siccome ci sono alcune che erano, alcune a risposta scritta, alcune a risposta da presentare in consiglio, poi il regolamento insomma su alcune cose neanche ci ha aiutato molto, io elencherei se siamo d'accordo anche, perché poi anche il regolamento ci dice che più di due non potrebbero essere presentate, insomma io farei comunque un elenco delle cose presentate, fermo restando che poi avremo contezza anche con gli uffici alcune di approfondirle meglio. Però su ognuna poi magari mi direte se ci sono delle situazioni da riportare, da riaggiornare ormai al prossimo consiglio che verrà di qui a breve. Allora, abbiamo avuto da parte del gruppo Noi del Poggio Verdeto parecchie interrogazioni, una riguardante gli impianti sportivi riferite a un finanziamento che la Regione ha semplicemente, al momento, semplicemente diciamo riportato in una determina regionale, che ancora non abbiamo avuto una comunicazione scritta, per cui diciamo stiamo ancora nella fase iniziale della regione. Un finanziamento di 50.000 euro a cui il comune deve raggiungere il 20%. Ovviamente nel momento in cui ci sarà la comunicazione ufficiale ci sarà anche la competenza attraverso anche le commissioni, attraverso anche una valutazione della situazione economica del comune e valutare l'utilizzo di questi 50.000 euro. Questo potevo anche scriverlo, cogliamo l'occasione per dire voi ci avete sollecitato, noi stiamo continuando comunque a visionare da sovrintendere. Un altro argomento che è stato sollevato è un po' informale come procedura, però penso sia la più efficace anche per così diciamo gli argomenti, è quello dell'NCC. Come sapete l'NCC è questo bando che diciamo va avanti per tanti anni, che a Poggio Verdeto doveva essere fatto, poi ci sono tante vicissitudini burocratiche, anzi ringrazio il precedente amministratori perché ci hanno lavorato moltissimo, eravamo arrivati a fare il bando, a raccogliere le domande, se non che prima la legge, poi si è preso il decreto legge che poi è stato mandato in legge
praticamente ha bloccato questa procedura. Abbiamo fatto nei giorni precedenti con la dottoressa una ricerca approfondita anche con il Ministero e con il trasporto e con tecnicamente, adesso ho anche lavorato la dottoressa, si spiega meglio, praticamente con questo decreto e questa conversione di legge è stato portato in attesa che ci fosse un registro nazionale, istituzione del registro nazionale, che voi ricordate che a seguito delle proteste dei tassisti, no, di questo proliferare dall'LCC e dall'LCC che in qualche modo le regole erano sempre un pochino blande nel essere attuate, praticamente ha detto fermi tutti, ci vogliamo vedere chiaro, istituiamo un registro nazionale. In attesa di questo hanno portato tutto, e qui noi stavamo in questa fase e ci siamo dovuti bloccare, anche se stiamo chiedendo dei pareri, do la parola alla dottoressa che è delegata all'Unione, la procedura è delegata all'Unione, quindi in realtà rispondiamo perché comunque il Presidente, anche se il sindaco Presidente dell'Unione, io faccio da poco segretario dell'Unione, quindi non è che, però è l'ente dell'Unione che ha indetto la procedura sulla base della normativa vigente prima dell'ultimo decreto legislativo del 2018, che poi è stato confermato con un articolo della legge del 2019 numero 12 mi sembra, comunque dell'11 febbraio mi sembra sia il numero 12 però. E questa legge ha modificato alcuni aspetti, per esempio la necessità delle autorimesse sul territorio, nel senso che non è necessario soltanto sul territorio ma può essere sulla provincia, come potevano partire, nel senso che non devono necessariamente partire dall'autorimessa ma possono anche partire purché già sia noto il passeggero da dove lasciano, quindi ha ampliato, però ha anche previsto che fino a quando ci deve essere un foglio a bordo che deve essere in elettronico, ma nel momento intanto poteva essere anche cartaceo, cioè quando non veniva istituzionalizzato quello che è elettronico, ma la vera novità è che ha sospeso le autorizzazioni da rilasciare ex novo fino a quando non esce questo registro nazionale. Questa è la situazione, poi se altri comuni fanno. La problematica che noi ci dobbiamo porre all'interno del SUAP è quello se valutare, ma questa è una problematica che dico a voi perché anch'io la devo, ci devo ragionare, se mantenere o meno questo bando, se non altro per i requisiti richiesti che non sono più confacenti con l'attuale disposizione normativa, perché ci sono state poi delle, appunto, le modifiche che dicevo sulle autorimesse. Per cui su questo erano 7 se non sbaglio e 1 per disabili, o 6 e 1 per disabili o 7 per 1 per disabili, 6 e 1. Adesso il discorso è bloccato in questa maniera, come ha detto l'autorista, una per una così senza. Per quanto riguarda la LCC, io chiedo quel dettaglio tecnico sicuramente per la commissione, però richiedo che deve essere secondo noi una priorità assoluta di soluzione comunale, perché parliamo di 6 posti di lavoro, quindi che comportano 6 famiglie. Un momento storico come questo in cui il lavoro scarseggia è fondamentale, oltretutto queste licenze portano le entrate al comune, che il comune ne ha tanto bisogno. Accogliamo questo suggerimento, ma insomma, come immaginate, ci stiamo veramente prodigando anche su questo versante. Bene, altri argomenti che sono stati toccati, stati segnalati, sono sulla polizia locale anche, no? Perché questo è di recente, lo sto mettendo come lo elencate, anche su questo sapete che è un servizio demandato all'Unione dei Comuni, per cui diciamo l'argomento che ci sfugge, che tra l'altro consigliere Pasetti, insomma, abbiamo, sì, ma, insomma, ma certamente non è che possiamo sfuggire. Noi da che io mi sto occupando, ci stiamo occupando anche dell'Unione, abbiamo sollecitato più volte anche gli organi tecnici e anche il responsabile del servizio, nonché è convocando anche la conferenza dei sindaci per valutare quali sono le opportunità burocratiche, amministrative, per poter diciamo, riassumere risorse umane
perché quest'anno soltanto hanno in pensione altre 5 persone, 5 unità, per cui praticamente sono rimasti proprio scoperti, tant'è che anche il prefetto, anche oggi abbiamo toccato questo argomento, è un tema molto importante, un tema urgente. Con questa situazione, proprio ieri mattina, abbiamo riunito la stragrande maggioranza dei segretari dei degli 8 comuni, parecchi anche amministratori, e abbiamo cercato di ragionare su quelle che possono essere delle procedure per reintegrare il personale. Ci stiamo attivando su questo, sono tutte cose abbastanza anche un po' complicate in alcune situazioni. Per quanto riguarda proprio con Giumirteto, perché questo è anche una parentesi, come funziona? Noi abbiamo delegato, da quando è stata istituita l'Unione dei Comuni, abbiamo delegato le funzioni di polizia locale, ma non abbiamo delegato il personale che sta lì all'Unione dei Comuni a comando del singolo comune. Per cui in realtà questa, diciamo, un po' anche i tecnici, no? È un po' un'anomalia di fondo, nel senso che se avessimo trasferito anche il personale, adesso tutta la gestione sarebbe stata anche assunzionale di concorsi a carico dell'Unione dei Comuni. Così non è, negli anni sono stati parecchi pensionamenti, che tenete conto che siamo partiti 14 unità, 14 o 15, insomma, e siamo rimasti adesso in 4. Per cui negli anni però non c'è stato mai un turnover vero, e questo ovviamente porta a una criticità vera. Questa situazione ci porta a dover attivare i concorsi a livello di ogni singolo comune. Adesso potete immaginare, a livello di singolo comune, dice: ma perché devo farlo io il concorso, non fa quell'altro? Allora, ieri abbiamo ragionato anche su fare un accordo di programma, vedere se fare un ufficio concorsi che possa valere per tutti quanti i comuni che hanno intenzione di mettere l'integro dell'unità di polizia locale all'interno del piano assunzionale. Che non è così semplice, che 8 comuni comunque, che ognuno ha le sue tematiche. Per quanto riguarda lo Giumirteto, recentemente in questo anno è andata in pensione una categoria D e noi ci stiamo attivando per partire. È ovvio che vorremmo farlo in azione congiunta con gli altri comuni. Ieri abbiamo una lunghissima riunione tecnica amministrativa su questo argomento. Ho finito perché altre cose insomma non mi direi basta. Vorrei spiegare un attimo nel senso, perché come ben sai noi abbiamo presentato sia al Comune che all'Unione dei Comuni. All'Unione dei Comuni per competenza, al Comune per una questione di principio e di morale, nel senso che il Comune di Poggio Corteto è quello che di questa situazione paga più lo scotto, soprattutto i suoi cittadini, per quanto riguarda le scuole che riceviamo gli alunni degli altri comuni, sia per quanto riguarda il mercato. E quindi noi chiediamo e ci uniamo a collaborare in modo che il Comune di Poggio Corteto sia protagonista e promotore vincente per risolvere veramente questo problema. Condividiamo anche eventuali soluzioni d'unione, l'importante è risolvere il problema. Grazie. Elenco qualche altro punto, poi APS mi sono scritto, mi sembra che venivano chieste parecchie cose, magari anche qualcuna potrebbe essere anche scritta. Io succintamente darei la parola a Giuseppe, al presidente. Sono fuori ruolo, perché non è che mi compare, ma solo per i trascorsi legati a questa vicenda. È chiaro, anche qui vengono richieste cose che non è che gestiamo noi, organizziamo noi e facciamo noi. Qui ci si chiede, non c'è chiara, apprezziamo il lavoro di Cianfa, innanzitutto, malgrado il sacrificio di Cianfa, non c'è chiara la gestione ordinaria del servizio e la progettazione prospettica dello stesso. E quindi chiediamo, noi questa cosa la giriamo pari ad APS, perché noi facemmo già qui, penso proprio all'inizio del servizio, ancora doveva partire, un'assemblea pubblica dove ci illustrarono il piano degli investimenti e quella che era l'organizzazione, il cosiddetto piano industriale della società, che è quello ancora di allora, anche in previsione alla questione relativa all'interferenza d'ambito, perché rispetto a quando facemmo la riunione pubblica qui in Sala Farnese si è concretizzato l'accordo con ACEA ATO 2 per il cosiddetto ristoro, per il peso che questo territorio provinciale, questo territorio del lato 3 sopporta per il passaggio dell'acquedotto del Peschiera. Si è realizzato con circa 8 milioni di euro
l'anno, diciamo settimanalmente, quotidianamente, gli uffici, il sindaco e l'assessore sono in contatto con i responsabili di area, ma anche con i dirigenti di acqua pubblica rispetto a questioni che hanno riguardato, che so, dalle fognature scoppiate nel centro storico ai problemi relativi ai depuratori. Ieri c'è stato un incontro con il dirigente Ranalletta, che è responsabile sia di questa parte depurazione che della parte relativa agli investimenti, e con l'ingegner Faraglia, che è l'altra persona che segue questa materia. Io ci avrei una proposta su questo, magari potremmo pure, commissione, fare proprio una convocazione specifica di uno di questi di APS che vengono, così come hanno fatto qui, perché il fatto che magari il sindaco, noi abbiamo girato questa cosa e poi ci ridanno magari pure una montagna di carta, quando io credo, se interpreto bene il senso, no? L'obiettivo è cercare di capire le soluzioni, andiamo a vedere, quindi facciamo venire magari una volta un pomeriggio, ci si vede e ci illustrano, come, ripeto, lo fecero già qui, ci furono pure delle obiezioni perché qualcuno disse sono pochi i soldi destinati agli investimenti per Poggio Milfredo. È chiaro che oggi la situazione può essere migliorata per quella cosa che vi dicevo, non è ancora una situazione ottimale perché malgrado quell'accordo sia bellissimo, però per esempio si prende in considerazione solo una zona a ridosso dell'acquedotto del Peschiera e una zona a ridosso dell'acquedotto delle Capore, perché quei soldi, così per chiarezza di tutti, non sono soldi che vengono dati per, voi ricorderete che nella stampa locale anche nel passato si fantasticava, si possono fare gli ospedali, costruire strade, ma quelli sono soldi per tutelare la risorsa idrica. Allora ADO 2 dice sì, va bene, questi soldi, lo dice non tanto ADO 2, lo dice proprio l'autorità nazionale garante del servizio idrico integrato, questi soldi si possono dare solo per tutelare le sorgenti. E dove passa questo acquedotto? Però questo sosteniamo noi, siccome questo acquedotto insiste anche sui nostri territori della Bassa Sabina, non solo con Gemifero ma anche Fara, anche altri, allora noi vorremmo che questo accordo, che oggi prende in considerazione come zone di tutela e quindi zone destinate a ricevere interventi per tutelare la risorsa, le Capore e il Peschiera, prende invece in considerazione, tanto per fare un esempio, tutto il passaggio che l'acquedotto del Peschiera fa dalla zona della Misericordia, venendo giù per Poggio Milfredo Scalo e attraverso il Tevere. Perché se dobbiamo tutelare la risorsa, voi sapete bene, io me lo ricordo quando facevo il sindaco, se devi fare un intervento di fognatura o qualche cosa inerente alle fosse settiche, in campagna, fosse biologico o quant'altro, c'è bisogno di tutta un'attività ulteriore rispetto a chi non ha questo problema del passaggio del Peschiera. Quindi noi riteniamo che i soldi debbano essere dati anche qui per fare gli investimenti. Oggi quell'accordo, questo ancora non ce l'hanno passato, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare per questo. Quindi io proporrei di convocare qui in commissione, che mi sembra più operativa come sede, lo stesso ingegnere Ranalletta, l'ingegnere Faraglia, uno di loro, che ci spieghi sia l'organizzazione, diciamo, ordinaria del servizio, che forse è quella anche che in alcuni momenti ci ha dato più preoccupazione, perché sappiamo che va da Magliano Sabina fino a Palombara, insomma il problema non è, è vero che loro lavorano con molte società esterne, però insomma è chiaro che, e anche soprattutto il piano degli investimenti per capire cosa succede anche a fronte di questa interferenza d'ambito, perché poi delle due luna, se tu destini quei soldi solo a Rieti, Città Ducale, Castel Sant'Angelo da una parte, a Frasso, Casaprota dall'altra, è chiaro che però ti si liberano risorse per gli altri territori, perché tu comunque un piano industriale di investimenti ce l'hai. Provo a semplicemente a risottolineare per l'ennesima volta, qualora ce ne fosse bisogno, ma non per voi, ma diciamo che qui sì, no, si fantastica le società di capitale. La provincia di Rieti negli ultimi 20 anni ha fatto tutti i tentativi, prima la gestione attraverso una gara, poi la gestione con una società mista, poi da ultimo gli 81 sindaci hanno votato per fare una società interamente pubblica. Questa è una società interamente pubblica, poi qualcuno se ne è capito, c'è una società di capitali, va bene, però i capitali, diciamo, i proprietari del capitale sono il primo azionista, il comune di Rieti, poi come vedremo dopo la provincia, che è ancora rimasta dentro, è anomala perché noi rimanemmo solo per farla partire la società, però è una società interamente pubblica, non è che
e non è che siamo quotati, poi ci sono anche società a capitale pubblico quotate in borsa, però non è il nostro caso. Poi ci ritorneremo perché dovremo parlare dell'aumento di capitale. Spero, mi sono intervenuto, scusate, io non c'entro perché diciamo il mio ruolo non fa solo per. Grazie per l'intervento e formalizzo fin da subito che siamo disponibili per la tua proposta. Lo scopo dell'interrogazione è perché il comune è azionista della società e non è ancora chiaro quasi a nessuno il funzionamento del meccanismo e ci sta molto di servizio. Questo di servizio lo pagano i nostri concittadini e il nostro assessore che purtroppo viene tirato per la giacchetta perché tenta di risolvere il problema. Quindi io credo che tutto il Consiglio Comunale deve essere fermo e deciso ad interloquire con la società e a proporre soluzioni e soprattutto rivendicare il più possibile il nostro territorio. Grazie, io penso che abbiamo affrontato parecchio questa sera, a proposito della PS appunto ci ritorneremo sopra, ma insomma in questa riunione di ieri abbiamo fatto anche affrontato temi importanti, soprattutto anche per la fascia di quella frazione dello Scalo che come sapete è molto critica da questo punto di vista della depurazione, quindi ci ritorneremo sopra con atti molto concreti, magari in questa riunione con i tecnici cercheremo di essere ancora più puntuali. E vado a un'altra interrogazione che è quella del gruppo Impegno Comune sulle strade, sul degrado delle strade che come sotto gli occhi di tutti sta, e rispondiamo ovviamente che insomma i tentativi per arginare questo problema che ovviamente accomuna tante situazioni, tanti territori, in qualche modo ci stiamo mettendo qualche rimedio. Proprio oggi alcune strade sono state prese in considerazione, in particolare via Costa, ma qui ecco, vorrei ricollegarmi anche all'attività e al ruolo di APS. Molte strade, in particolare dico via Costa, io lo dico perché io e l'assessore Ciampa l'abbiamo vissuto sin dal momento delle criticità, le notte delle bombe d'acqua, siamo stati lì presenti e vedere l'asfalto che brillava, saltava per l'aria, veramente ci ha fatto impressione. Ci abbiamo filmati, qualcuno, non abbiamo messi tutti quanti, anzi quasi nessuno, però insomma la notizia è passata che ci sono state praticamente degli smontamenti nelle fogne, sia del centro storico che si è portato via delle cantine, delle case, abbiamo dovuto evacuare delle case, ci sono stati i muri trascinava acqua, insomma è stato veramente complicato. È chiaro che il territorio è fragile, dopo tanti anni le fognature fatte in vecchia maniera che sono resistite per anni e anni, per decenni, ovviamente trovano un momento con queste sollecitazioni meteoriche, trovano delle situazioni di criticità e tutta via Costa, sotto al mattatoio, dal mattatoio fino alla diciamo all'incrocio della Fonte Cupido e via Costa c'è stato un disastro perché le fognature sono crollate e tutta l'acqua è andata per strada e ha fatto alzare l'asfalto. Ovviamente qualsiasi provvedimento diciamo di ripristino dell'asfalto sarebbe stato veramente buttare i soldi completamente. Con la PS appunto, con le foglie e con la PS hanno fatto veramente dei lavori, è vero che ci sono tante lamentele, cioè, ma senza il loro supporto, questi lavori così strutturalmente complicati, veramente non so dove avremmo potuto mettere le mani. Ve lo dico con tutta sincerità, fermo restando che io insieme all'assessore Ciaffa, ma spesso anche gli altri assessori sono coinvolti, vi dico che per le cose, diciamo, quelle pronte, magari si perdono tanto tempo, ma abbiamo avuto contezza e veramente diciamo riscontro che su tanti problemi, quelli veramente strutturali importanti, video ispezioni dentro alle condotte per decine e decine di metri, abbiamo visto tutto ogni singolo tombino, personalmente l'abbiamo visto insieme alla ditta che di volta in volta ha PS in carica, anche lì certo qualche criticità c'è anche nell'organizzazione loro, perché spesso capita che un lavoro magari lo inizia una ditta che pur sono bravi, però magari fanno un pezzo. Noi come memoria storica ci abbiamo delle fragilità, per cui ecco, seguire queste cose con attenzione molto spesso non è sempre facile. Quindi io invito veramente anche i cittadini perché in questa fase ci hanno aiutato molto le memorie storiche dei luoghi, persone proprietarie del territorio, anche qualche persona più avanti con gli anni, ci dicevano no, ma guarda che lassù e giù. Siamo riusciti a ricostruire qualcosa, non so se lo abbiamo fatto bene, però hanno fatto un lavoro importante. Per cui ripristino delle fognature la settimana passata e oggi hanno ripristinato l'asfalto. Certo, riprendendo su risorse che un mese fa non c'erano, per cui
gli uffici, anche l'assessore al bilancio, la segretaria, la ragioniere, tutti comunque ha partecipato a questa fase, hanno dovuto reperire circa 20.000 euro per rattoppare, diciamo così, per dire. Però speriamo che questa cosa sia stata almeno efficace. Congiuntamente, cosa abbiamo messo in campo? Uno, con la provincia, per quanto riguarda le strade della provincia, abbiamo risollecitato questa cosa, per cui anche delle situazioni critiche che vengono menzionate sono di competenza provinciale, ovviamente cerchiamo di lavorare congiuntamente. E un'altra cosa, non abbiamo sorvolato su delle opportunità di finanziamento. E il 26 di settembre abbiamo inoltrato l'ultima richiesta di contributo sfruttando un'opportunità che dava i comuni montani. Abbiamo fatto una richiesta per circa 470.000 euro destinato proprio, abbiamo scelto proprio la fragilità idrogeologica del nostro territorio, in particolare sulle strade, proprio perché capivamo che c'era questa, capivamo che sotto gli occhi del tutto. Chiaro, facciamo le dita, speriamo bene, anche qui coalizziamoci tutti per cercare di trovare delle sponde per portare risorse al nostro territorio, per renderlo sicuro a noi e a chi vuole vivere questi luoghi. Altra richiesta sempre fatta, inoltrata. Se si finisce poi dopo questo dovrebbe. Ah. Sì. No, no, lui sta dicendo quello che hanno fatto con richiesta di finanziamento a seguito. Ce n'è un'altra. Attraverso abbiamo anche intercettato un'altra possibilità con il Ministero degli Interni, sempre sulla sicurezza dell'assetto idrogeologico, e sempre quest'estate abbiamo descritto tutto quanto quello che è la nostra situazione e abbiamo fatto richiesto anche qui, troppo ambizioso, ma insomma per 2.500.000 euro, 2.500.000 euro per la sicurezza, per la messa in sicurezza delle strade e dei luoghi con criticità idrogeologica. Per cui diciamo su questo versante ci siamo attivati, anche qui speriamo che seminando ci siano delle ottime opportunità. Come sapete, proprio ieri c'è stata la comunicazione da parte del Ministero che abbiamo avuto finanziato per 1.150.000 euro la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico della Volpicelli. Adesso andremo dell'adeguamento che per tutto il resto, la messa in sicurezza degli impianti elettrici, dell'antincendio, della Volpicelli, che già sono appaltati, e tutta la vicenda dell'edilizia scolastica, ahimè anche un po' tribolata, però congiuntamente a questo, per aver partecipato a un progetto tipo questo, a una richiesta di finanziamento tipo questa che stiamo facendo per le strade l'anno scorso, che partecipiamo a tutto, e ho detto guarda, partecipiamo, poi saremo lunghi, saremo stracciati, però insomma abbiamo stressato i nostri uffici, però siamo riusciti in quel caso lì ad avere questo finanziamento che è importantissimo, anche immaginate parlavamo di scuola. Per questa cosa qui parlavamo della sette idrogeologica, speriamo che non saranno 2.500.000, ma se ce ne sono 3.000.000 sarebbe bene. Grazie. Prego, Rachele. Ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione comunale per la volontà di risolvere questo problema veramente sotto gli occhi di tutti. Io porto come esempio Via Costa, che veramente è una delle, scusate, ce la faccio per questa sera. Oltre ad essere una delle arterie principali di Poggio Mirtero, ha creato molti problemi anche per coloro che abitano proprio in quella zona. Quindi io vi invito a continuare a provare almeno a risolvere questi problemi, e mi dispiace, e spero non sia così, che è stata portata al Consiglio Comunale questa problematica solo dopo la nostra interrogazione. Spero sia veramente un problema che vi è a cuore a prescindere dalla nostra interrogazione. E mi preme sottolineare l'invito che già avevo fatto altre volte in merito alla manutenzione delle strade. Abbiamo visto ovviamente che c'è la necessità di una manutenzione straordinaria, specialmente in alcune vie, ma io vi prego di prendere in considerazione il fatto di fare una programmazione seria da qui fino agli anni seguenti, perché comunque c'è bisogno di, oltre alla manutenzione straordinaria, anche una manutenzione ordinaria, perché come sapete se noi spendiamo dei soldi, in questo caso per il rifacimento del manto stradale, e poi non viene fatta la manutenzione almeno
una volta l'anno sono soldi buttati via, siccome sono soldi pubblici che vengono da bandi o comunque dalle nostre tasche, comunque sono soldi pubblici, quindi io vi prego di metterci a tavolino quando saranno istituite le commissioni e procedere seriamente in una programmazione per quanto riguarda la manutenzione straordinaria e ordinaria del manto stradale. Sì, vabbè, ovviamente i rami, no, perché poi dicevo al sindaco, addirittura abbiamo trovato un televisore che si trovava dentro a un tombino di scolo, cioè questo che significa che veramente c'è, no, però questa è una stupidaggine, una battuta, però questo significa che c'è veramente una mancata manutenzione che viene da anni, quindi io vi prego di prendere in considerazione questo problema. Grazie. Sì, visto che oggi abbiamo diciamo inaugurato una nuova gestione delle interrogazioni, va bene. Sono molto sintetico, io propongo a questo consiglio di ragionare sulla visione insieme delle problematiche territoriali e di unire una unica cabina di regia per quanto riguarda il rischio idrogeologico, la manutenzione, la protezione civile, il programmismo, il sviluppo rurale e quant'altro, nel senso che avendo un'unica regia possiamo ottimizzare i vari contributi e bandi finanziati avendo un progetto unico, una visione unica del territorio. Questo possiamo fare molto bene in commissione, in supporto anche all'assessore competente. Grazie De Santis, credo che questo invito è ben accetto dal sindaco, dall'assessore Cianfa. Adesso istituiremo le commissioni consiliari, anche perché tutte queste cose di cui avete parlato vanno per forza messe a sistema, anche perché io su alcune cose confesso la mia preoccupazione, perché le cunete ci servono pure, però il personale, l'organizzazione, le risorse per fare le manutenzioni, e non mi sembra che da questo punto di vista le prospettive dell'amministrazione, ma non di Congenitello, in generale dei comuni italiani sia così rosea. Però è chiaro che se uno si riesce a organizzare al meglio qualche cosa, sicuramente di meglio possiamo e dobbiamo fare, anche mettendo insieme le cose che ci ha raccontato il sindaco, il consigliere De Santis e la consigliera Tassi rispetto ai finanziamenti in corso, alla risposta data dalla provincia, che io ricordo al di là del tema 313, noi abbiamo la provinciale stazione che non venne fatta perché c'era il problema dell'acquedotto che era il rifacimento, e vennero dirottati quei soldi su un'altra provinciale che era quella della Spineta Rocca Antica, e lì però rimane un problema aperto. Poi abbiamo il tratto da Bocchignano verso Castel San Pietro, Salisano, Monpeo, cioè tutta quella roba che avete scritto nella nota, ma sono tutti tratti di strade provinciali di interesse del territorio comunale che devono essere fatti, perché sono rimasti indietro nella prima programmazione a causa di queste problematiche, perché c'erano meno soldi. Poi c'è il tema di San Luigi, ma poi ci sono anche gli altri due temi particolarmente sentiti, che sono il collegamento da Poggio Mirteto verso l'ospedale, per capirci, verso la struttura sanitaria, e da Poggio Mirteto verso Corridazzo, che sono tutti marciapiedi e strutture con dissesto di competenza e pertinenza della strada provinciale. Siccome la provincia ha iniziato anche a fare marciapiedi in altre parti del territorio, soprattutto nelle zone nelle altre zone della provincia, noi ci auguriamo che questo, ovviamente anche grazie alle sollecitazioni e al lavoro che farete tutti insieme, venga affrontato e risolto. Io per questo punto mi fermerei qui sulle interrogazioni, perché siamo arrivati già a parecchio, e la facciamo nel prossimo. Quale mancava? Quale? Il cimitero. La portiamo alla prossima, il sindaco non è. Non abbiamo ripreso tutta la cosa difficile. La portiamo in quello che facciamo il 7 novembre, dai, tanto siamo arrivati. Allora, il punto 4 invece, passo sempre la parola a De Santis, perché il gruppo di minoranza non per Poggio Mirteto ha presentato una mozione in merito al locale adibito. Oppure dalla parola al sindaco se ci sono novità. Ah, perfetto, perfetto. Prego sindaco. Sì, io su questo argomento, vedi, abbiamo distinte, perché quelle sono interrogazioni, queste mozioni, insomma il regolamento un po', però insomma mi sembra che tanta formalità mi sembra non ce la stiamo dando, per cui andiamo sulle cose concrete. Su questo argomento io passerei la parola
all'assessore al patrimonio Cristina Rinaldi, che in qualche modo ci illustrerà quello che era che è stata intenzione, era intenzione prima, che è stato anche avviato da parte della giunta comunale, insomma, che questa tra l'altro è una competenza, diciamo, che andrebbe a livello, diciamo, di giunta, però ovviamente mi sembra che sia comunque desiderio di tutti parlarne anche in consiglio comunale. Ce l'hai? Prego. Prego. Sì, parte, grazie. Tanto di che tu si tratta, perché magari non è anche... Sì. Allora, sì, appunto, come diceva il sindaco, già con la precedente consigliatura, insomma, l'interesse... Parliamo dell'argomento, perché magari... Arti e mestieri, l'interrogazione che praticamente della minoranza era diretta ad ottenere che il Consiglio Comunale votasse la concessione di uno spazio più ampio dove poter svolgere questo laboratorio di restauro. Allora, come dicevo prima, già la precedente consigliatura aveva dato proprio l'avvio alla richiesta di Antonio Vulpiani e Fabrizio Guardati, e perciò attraverso una serie di atti amministrativi noi oggi possiamo avere questa mostra permanente di arti e mestieri che negli anni ha... Insomma, diciamo che è un punto importante di valorizzazione del nostro territorio da un punto di vista culturale, da un punto di vista di tradizioni, che, come dicevo prima, con la vecchia consigliatura, ma anche con la nuova consigliatura, con la nuova giunta e chiaramente con la vostra interrogazione, anche interesse anche della minoranza, portare avanti. Perciò, poiché noi già in precedenza avevamo avviato tutto un iter per poter concedere questa stanza, soprattutto poi in relazione al fatto che Arti e Mestieri aveva avuto dalla Fondazione Varrone questo finanziamento per una scuola di restauro che possa essere da un punto di vista didattico ma anche fruita proprio, diciamo, dalla popolazione. Allora abbiamo posto in essere, abbiamo deliberato in giunta con la delibera 135 del 22 ottobre 2019, proprio questa assegnazione dei locali, preso atto appunto del valore storico e culturale della mostra Arti e Mestieri, che oggi vanta un numero di visitatori di oltre 2500, di molti progetti posti in essere con le scuole del territorio, peraltro hanno anche fatto due borse di studio che sono andate alle scuole, alle nostre scuole, sia elementari che medie. Preso atto anche del finanziamento ottenuto dalla Fondazione Varrone, la Giunta ha deliberato di prendere atto della richiesta dell'Associazione Nuovo Mirto e Sono Borgiano volta ad ottenere l'ampliamento di spazi concessi al fine di avviare nuove attività di restauro, di demandare al responsabile dell'Ufficio Patrimonio Settore 2, ingegnere Andrea Bianchi, di valutare l'idoneità dei locali richiesti per le finalità a cui dovrebbe essere destinato, nonché valutare la presenza di altri eventuali locali nel patrimonio comunale che possono essere utilmente utilizzati per tali scopi. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora quell'immobile, quella stanza, diciamo così, indicata, non avesse i requisiti della sicurezza o tecnici, l'ingegner Bianchi dovrà trovare un altro locale idoneo affinché si possa aprire questo laboratorio di restauro. Tutti noi ci auguriamo che l'immobile, insomma, le stanze, la stanza attigua sia tecnicamente, dal punto di vista della sicurezza, insomma, idonea, e pertanto credo che nei prossimi giorni, poi peraltro sindaco già se ne è iniziato un po' assolutamente ad opera del sindaco, uno sgombero dei materiali che sono all'interno di questo, che è diventato un magazzino, insomma, del comune, perciò ogni martedì viene portato via un po' di materiale. Ecco, e questo è praticamente lo stato dell'arte. Grazie. Va bene così, questo era lo scopo, quindi è stato deliberato in giunta, adesso poi ci darete comunicazione di quando si è concluso l'iter. Va bene, grazie al gruppo di minoranza e grazie alla giunta. Allora, il punto 5 all'ordine del giorno è la sentenza della Corte di Appello, insomma, materia già affrontata, il famoso caso Scaglie. Siamo arrivati all'assunzione del mutuo.
Illustra, sì, prego. Grazie, assessore Conti, illustra. Grazie Giuseppe, come diceva correttamente il Presidente, è una questione che abbiamo trattato nello scorso Consiglio Comunale del 31 luglio, dove abbiamo riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio in virtù di questa sentenza che è la numero 7462 del 2018. Come abbiamo fatto in quella situazione, oltre a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, abbiamo anche indicato un iter amministrativo che dovevamo percorrere per poter poi arrivare alla soluzione che avevamo prospettato in collaborazione ovviamente con il nostro segretario generale, con il responsabile dell'ufficio finanziario, della giunta e dei consiglieri che a vario titolo ci hanno coadiuvato in questa decisione, quello dell'acquisizione delle aree in oggetto. Ovviamente facendo un piccolo passo indietro c'era la questione prima di accendere il mutuo per l'intero valore, perché noi ricordiamo che la sorte della sentenza era 1.700.000, a seguito della trattativa condotta anche attraverso il nostro legale l'avvocato Morelli è diventata la sorte di 1.150.000. A questo punto, prima di poterla finanziare tutto tramite cassa depositi e prestiti, era necessario fare un passaggio preliminare per vedere se c'erano altre forme per poter abbattere questo, diciamo, questo 1.150.000, e questo è avvenuto attraverso la possibilità di vendere il terreno, se non sbaglio via Buffilli, adesso vado a memoria, e più la trasformazione di diritto di superficie a diritto di proprietà. Queste non sono andate a buon fine, di conseguenza il mutuo verrà acceso per 1.150.000. Con questa delibera non andiamo altro che confermare quell'iter amministrativo che avevamo già posto in essere e di dare autorizzazione ovviamente al nostro responsabile finanziario di poter, tramite determina, poter assumere il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Grazie. No, da parte mia no. Ci sono richieste di intervento. Rachele. Ribadisco quello che ho detto la scorsa volta, che secondo me è giusto che tutti i cittadini paghino degli errori fatti nelle passate amministrazioni. Mi dispiace se l'altra volta ho utilizzato dei termini forti, però purtroppo è quello che penso. Io credo che debbano pagare le persone che hanno sbagliato, quindi per quanto mi riguarda andremo fino in fondo per vedere se realmente ci sono dei responsabili. Credo di essere stata abbastanza chiara la scorsa volta. Mi dispiace che non siano andate a buon fine la procedura di vendita, dico proprio quello che ha detto l'assessore Colli, avrei preferito il contrario, però purtroppo è andata così come pensavamo tutti quanti, purtroppo, e pagheremo questo mutuo. Ho detto fin troppo l'altra volta, quindi non ho nient'altro da aggiungere. Grazie consigliere Tassi. Consigliere Paselli. Allora, in merito alla sentenza che ci ha obbligato per pagare un mutuo di circa 1.150.000 euro, facendoci portavoce di moltissimi concittadini che fino a ieri ci hanno praticamente interpellato, siamo qui a affermare che la situazione alla quale siamo arrivati è, a nostro parere, la conseguenza dell'immobilismo delle amministrazioni che si sono succedute negli anni, a partire dall'emergere della problematica. Torniamo a ribadire che il dissesto economico del Comune per le scelte molte volte scellerate delle amministrazioni ci ha portato ad una situazione in cui non abbiamo neanche soldi per la manutenzione ordinaria delle strade, lo vediamo tutti i giorni e ne abbiamo parlato proprio adesso. Il mutuo, come sempre accade, verrà pagato pesando sulle spalle degli onesti cittadini contribuenti che sono stanchi di dover rimediare agli errori di altri, e per questi altri sarebbe il caso di individuarli, farli assumere le responsabilità politiche, economiche e personali dell'accaduto. E accedere un mutuo senza prima aver conosciuto l'esito della commissione ispettiva interna e quindi di aver trovato se ci sono responsabilità è una scelta per noi eticamente sbagliata. I cittadini meritano trasparenza. Vigileremo e controlleremo in maniera accurata su questo, come su tutto ciò che questa amministrazione farà in questi 5 anni, per cercare di evitare che errori del genere possano verificarsi nuovamente. Per quanto sopra, vi
L'annuncio che il gruppo Noi per Poggio Mettero voterà contrario, anche in attesa proprio dell'esito della commissione interna che, insomma, sapevamo che era stata creata. Grazie consigliere Baselli, ha chiesto la parola l'assessore Rinaldi, poi non so se c'è una replica dell'assessore relatore Colli. Prego. Sì, io ecco, sentendo l'intervento dell'assessore in piedi come prevede il regolamento, mi fa piacere. Chiedo grazie. Scusa, come il come sentivo l'intervento della consigliera Vaselli, voglio soltanto replicare quando dice di mobilismo delle amministrazioni che si sono susseguite, perché dall'inizio, insomma, da che noi siamo arrivati, abbiamo studiato tutte le carte, ci siamo potuti rendere conto che il mobilismo non c'è stato, nel senso che gli atti sono stati posti in essere, almeno gli atti giudiziari sono stati posti in essere subito, a partire dal primo atto di risposta, cioè un parte di costituzione di risposta a fronte di un atto di citazione in tribunale, poi c'è stata la Corte d'Appello, insomma, poi le vicende giudiziarie le conoscete, insomma, adesso penso le conoscete quanto me. Per tutto quello che è capitato prima, che ha portato a questa vicenda, ahimè, siamo qui, però insomma quello che mi dispiace è che passa poi l'idea che c'è stato poi un immobilismo delle amministrazioni, ma insomma non mi sembra che possa essere così, insomma. Grazie. Grazie assessore, prego De Santis, poi non so se Colli. Poi replica alla fine, va bene, grazie, prego. Per dovuta presentazione, noi intendiamo la precedente amministrazione tutta. Per quello che abbiamo letto dalla sentenza, la prescrizione si è interrotta per una lettera specifica. E l'immobilismo per noi è stato grave, soprattutto nei primi 10 anni dell'evento. Dopo c'è stato sicuramente l'impegno da parte vostra, ma poco comunicato alla cittadinanza tutta. Però mi rendo conto che voi, affrontando in prima persona, guardate soltanto il vostro mandato, quindi comprendo, però è una vicenda che è partita molto prima del vostro impegno politico. E ribadisco il fatto che andare ad accendere un mutuo senza aver prima letto la sentenza della commissione ispettiva su cosa è successo, se aver verificato se ci sono delle responsabilità amministrative e politiche, sia duro da fare. Capisco che è un atto dovuto perché dobbiamo accendere il mutuo, però l'esito della commissione per noi è una priorità, leggerlo e farlo leggere a tutti i cittadini di Poggio Mettero. La parola all'assessore Colli, io solo per, diciamo, per chiarezza del consiglio, assessore, no? Rispetto alle responsabilità e ruoli, cioè sono due cose diverse, perché noi già l'abbiamo deliberato l'altra volta, lo stesso assessore Colli ce l'ha illustrata, cioè noi già l'altra volta abbiamo scritto che tutti gli atti, poi la legge, vanno alla Corte dei Conti, B abbiamo dato e già sono andati alla Corte dei Conti, dico già l'altra volta l'abbiamo scritto il 31. Poi, non solo questo, abbiamo mandato agli uffici di verificare che ci sia, appunto, una verifica, scusate, bestice parole, sul leader amministrativo di questa vicenda. Ma questa è una vicenda parallela rispetto al fatto che noi ci ritroviamo con un obbligo dovuto a una sentenza e quindi abbiamo cercato di parare il colpo andando a risparmiare sull'esito e cercando, appunto, di gestire la situazione giudiziaria che stava creata. Però nulla, nessun ostacolo rispetto al resto, perché lo rideliberemo, scusa lo sta pieno, anche oggi, se no che faccio, lo rideliberemo anche oggi che gli atti appunto sono già andati, oggi diremo per la dottoressa alla Corte dei Conti, e che è stato dato mandato agli uffici per ricostruire l'iter amministrativo di questa trentennale vicenda. Scusa Colli, no, ci tenevo per il consiglio. Scusa, Presidente, hai fatto un intervento ovviamente condivisibile, cioè nel senso, in questa sede poi noi ci troviamo a affrontare delle situazioni ovviamente spiacevoli per tutti, perché poi se c'è una rata da pagare, diciamo, semplificando al massimo, comunque comporterà un ulteriore disagio per questa amministrazione che non potrà esprimere fino in fondo la sua idea programmatica di paese, perché quando si tratta di un mutuo di 1.150.000 non credo noi siamo contenti di assumerlo. Ovviamente ci siamo trovati in una situazione che viene da lontano. Io non in questa sede non riesco. Cioè, se c'è una responsabilità è giusto che vada individuata, però non credo che sia questa sede, anche se è giusto parlarne, non voglio assolutamente censurare questo. Sulla questione dell'immobilismo, diceva giustamente l'assessore Rinaldi,
parlava di due gradi di giudizio che sono stati, semplifico al massimo, vinti da questo ente. Cioè io magari avevo 10 anni, forse non ho neanche contezza fino in fondo, perché si tratta di una questione degli anni 80, e quindi non c'è stato immobilismo, bisogna anche valutare questo, c'è stata una questione giudiziaria che poi dopo è stata ribaltata in Cassazione. Per quanto riguarda invece la nostra parte, ma non è che uno si vuole tirare indietro, perché comunque c'è una continuità amministrativa innegabile che va da Giuseppe Rinaldi a Fabio Ferrigeri, poi Micarelli, a noi, insomma a noi tutti, quindi nessuno si vuole tirare indietro la propria parte di responsabilità. C'è una questione, c'è un dato oggettivo, qui c'è un dato oggettivo che questa amministrazione, grazie all'impegno dell'avvocato Morelli, la fortuna, ovviamente anche la fortuna ci ha premiato, siamo riusciti comunque a risparmiare da 1.700.000 a 1.150.000. Questo perché? Perché non vengono pagati gli interessi, ma la ricapitalizzazione. Quindi, al di là di questo, c'è un risparmio oggettivo. E quello che si diceva giustamente della commissione, delle eventuali responsabilità, noi comunque abbiamo due binari, cioè noi abbiamo un binario di una trattativa che dobbiamo onorare per evitare il peggio. Quindi di conseguenza abbiamo anche dei tempi un po', diciamo, contingentati per poter far fronte a quanto abbiamo, diciamo, accordato con la controparte. Di conseguenza io capisco che sarebbe, cioè capisco le vostre perplessità, ma poi c'è, diciamo, da dare delle risposte concrete alla società Sky e ai legali e così via. Di conseguenza per noi questa è stata l'operazione, diciamo, più fattibile, no? Acquisire il terreno e assumere un mutuo, perché era l'unica cosa che ci sembrava più fattibile, o se no esporsi, in quel caso avrei concordato con voi di subire passivamente un'esecuzione, a quel punto mettiamo la testa sotto la sabbia, in questo modo cerchiamo di affrontare il problema. Grazie all'assessore Colli, è chiaro, le posizioni sono le stesse della delibera dell'altra volta, quindi ci siamo ritornati, ma è corretto insomma discuterne. Allora io pongo, con le dichiarazioni di voto che già abbiamo sostanzialmente ricevuto da tutti i gruppi, pongo a votazione la seguente delibera: confermare quanto previsto con la delibera numero 41 del 31 luglio 2019 che si allega alla presente e con la quale si è provveduto tra l'altro al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del 194,1 lettera A del TUEL derivante dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione prima civile, numero 7462/2018 pubblicata il 23/11/2018, con cui questo ente viene condannato a rifondere alla società Scaglie il risarcimento del danno della rivalutazione degli interessi e condannato ex articolo 2043 quantificato alla data dell'irreversibile trasformazione del terreno della sentenza nonché alla riduzione delle spese di vite di tutti e tre i gradi di giudizio da montante ad euro 1.558.960 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento e oltre al pagamento di un importo per le spese legali per tutti i gradi del giudizio. B. All'approvazione dell'accordo transattivo poi sottoscritto in data 30 agosto 2019 e che prevede tra l'altro il pagamento della sorte di euro 1.150.000 entro il 31/12/2019 salvo il caso in cui il mancato rispetto dalle termine non dipenda da causa imputabile al comune di Poggio Mirteto, nel qual caso le parti di reciproco accordo potranno convenire in buona fede un diverso termine non superiore a 4 mesi e il contestuale trasferimento definitivo della proprietà dei beni indicati nell'atto transattivo con atto sottoscritto davanti all'ufficiale erogante con la conseguente rinuncia alle reciproche pretese delle parti nel pendente giudizio in Cassazione solo all'erogazione del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti e contestuale all'integrale pagamento di quanto dovuto dal Comune di Poggio Mirteto alla Scaglie. Di autorizzare il responsabile dell'ufficio economico e finanziario a procedere all'assunzione del mutuo di importo pari ad 1.150.000 per la copertura del debito fuori bilancio, come rimodulato in virtù del soprarichiamato accordo transattivo. Di confermare tutte le altre disposizioni non ancora eseguite previste nella deliberazione di Consiglio numero 41 del 31 luglio 2019. Quindi pongo a votazione questa delibera così come l'abbiamo discussa ed illustrata. Chi vota a favore? Chi vota contro? 4. Chi si astiene? Approvato a maggioranza. Delibera anche di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, sensi del 134,4 del TUEL. Chi vota a favore dell'immediata eseguibilità? Chi vota contro? Gli stessi 4 di prima. Chi si astiene? Quindi anche questo a maggioranza. Adesso per quanto riguarda, grazie
agli uffici, a tutti per questi atti. Per quanto riguarda i punti 6 e 7, questi punti oggi propongo di ritirarli, anche perché andiamo a costituire le commissioni e quindi portiamo il punto 6, che è il regolamento di dilazione pagamento entrate tributarie e estere tributarie dell'ente, e il regolamento costi di costruzione e nomine di concessori, di farli passare prima nelle competenti commissioni, perché comunque non tanto quello per le dilazioni del tributario e extratributario, che comunque insomma se diamo un criterio è sempre cosa buona e giusta, ma molto più delicato mi sembra quello dell'aspetto degli oneri concessori, della cosiddetta bucalossi, insomma per semplicità, quello diciamo è più delicato perché lì c'è un massimo di legge, se non ho capito male, se non ricordo male, perché io ormai sono rimasto, è il 10%, e quindi gli uffici dicono vabbè, ma io perché applico il 2, il 4, il 6 o l'8, cioè introduciamo dei criteri, e questo secondo me è meglio, proposta del sindaco, giusto sindaco, al di là del, che vengano approfonditi nella competente commissione consiliare. Quindi non c'è votazione sul ritiro dei punti, ritiro i punti 6 e 7 all'ordine del giorno. Abbiamo, e questa era anche una sollecitazione che veniva anche dal gruppo di minoranza, l'altra volta proprio per evitare anche, diciamo, in relazione al lavoro che il consigliere fa, l'approvazione invece dello schema di convenzione per il servizio di tesoreria, perché dobbiamo rifare la gara e quindi abbiamo portato questo schema di tesoreria. Adesso io non so se... Sì. C'hai il colli tuo? No, io, vabbè. Diciamo che è uno schema di convenzione classico, di conseguenza non credo che c'è tanto da illustrare, cioè un servizio di tesoreria, scusate, tra ente comune e un istituto che può farlo sostanzialmente. Noi approviamo questo schema alla quale seguire, sì, per 5 anni, sì, alla quale seguirà una determina da parte del responsabile a contrarre con una procedura aperta, quindi niente di particolare. C'è stato un suggerimento da parte del consigliere De Santis, che ci siamo visti diciamo informalmente, ma è sempre informato, ma è una cosa tranquilla, che ci ha fatto degli appunti tecnici che potranno entrare diciamo, nel capitolo altro successivamente, non c'è problema, anzi invidiamo ogni volta che c'è qualcuno, ovviamente anche un po' la tua materia, quindi di conseguenza noi accogliamo volentieri suggerimenti di questo genere. Grazie Assessore, non so se il consigliere vuole aggiungere qualche cosa. Se no lo portiamo a posizione. Ok, allora, che c'è? C'è qualcosa di più? Ah, perfetto, vi siete già sentiti formalmente, quindi prego. Un'osservazione per questo e per gli altri punti che ben hanno. Io ho già esposto il problema la scorsa volta, che non ci viene dato un modo di studiare gli atti che poi verranno portati in consiglio. Io perlomeno, e penso anche di parlare a nome degli altri esponenti della minoranza, non abbiamo avuto nessuna comunicazione in merito alla consegna degli atti. Fino allo scorso consiglio comunale abbiamo ricevuto gli atti tramite via PEC e pensavamo fosse la stessa cosa anche per questo. Non ci è arrivata nessuna PEC. Quindi io vi chiedo cortesemente e ve lo prego di nuovo, come ho già fatto la scorsa volta, di darci modo di fare il nostro lavoro di minoranza, perché io personalmente non voglio votare una cosa che non leggo e non studio con i miei occhi. Capisco che alcuni argomenti sono stati già trattati nella conferenza dei Capigruppo e vi ringrazio. Però questo non però, anzi, a proposito di conferenza dei Capigruppo, vi prego anche in quell'occasione di portare anche lì gli atti e non parlarne solamente a voce. Quindi io personalmente questo, per quanto riguarda questo punto voterò a favore, perché comunque ne abbiamo già discusso, mi sono anche confrontata col consigliere De Santis, quindi per quanto mi riguarda voterò a favore. Però scusate, però questo, però gli altri diciamo non ci penso, hai ragione, sì, in linea di principio quando, rispetto, però gli altri non ci stanno punti che non sono passati, sì, in conferenza del gruppo, perché quella di Santo Cagnino è passata, no? C'era quello dell'assessore che ce l'ha illustrata e quello dell'aumento di capitale. E prego il segretario di metterlo a verbale, perché io credo sia un nostro diritto ricevere gli atti in tempo dovuto e non il giorno prima. Almeno dateci il modo di fare il nostro lavoro. Incaricheremo un dipendente proprio
di raccogliere le proposte che noi abbiamo, diciamo, su carta, però nei computer non ne abbiamo ancora un sistema informatico ottimale, per cui invece incaricheremo proprio un dipendente dell'area amministrativa perché curi la trasmissione a voi. Io ho visto se una cosa è fatta bene. No. Sono la prima a votare a favore, perché se era un servizio che va a favore dei cittadini, io come penso gli altri della minoranza voteremo sempre a favore, però almeno dateci il modo di sapere cosa andiamo a votare, per favore, da qui al prossimo consiglio comunale. No, no, grazie ragazzi, perfettamente ragione, ne parlavamo anche prima a margine con il funzionario Valentini, la dottoressa, perché l'area è quella.